sono Nicola Giannoccaro, nonché proprietario di un appartamento qui al Borgo San Basilio, e abbiamo a Bari una cooperativa che si chiama Bari Zero Barriere, con la quale ci occupiamo principalmente di abbattimento di barriere architettoniche. Oggi siamo qui per denunciare lo stato di abbandono di questa pista ciclabile, che presenta avallamenti, fossi, mancanza di manutenzione del verde, non c'è un minimo di ombreggiatura per quando sono le ore più calde, e la pista praticamente è impercorribile, perché si rischia di cadere, soprattutto ci sono alcuni punti più critici, come all'inizio della pista ciclabile e vicino alla pineta dove c'è un avvallamento, dove con la bici bisogna prendere la strada, perché sulla ciclabile non si può circolare assolutissimamente. Le bici normalmente hanno già difficoltà, ma chi è in carrozzina come me, principalmente le difficoltà sono doppie, perché deve fare attenzione a scansare le buche, deve fare attenzione a non ribaltarsi con la carrozzina per via degli avvallamenti. Di sera è impossibile praticarla perché non c'è illuminazione, e stessa cosa nel piazzale antistante le spiagge, dove non c'è, manca proprio l'illuminazione, comunque ci sono avvallamenti, buchi, mancanza proprio di manutenzione del verde. Poi chiaramente su questa carreggiata, su questa ciclabile, due piste, due bici insieme non ci possono passare, perché se vai a destra ci sono le piante e rischi di curare, a sinistra stessa cosa, quindi devi tenere il centro. E quindi è una pista ciclabile per un'unica fila di bici, non per due. Questa è, come avete potuto vedere, la situazione della zona. Nonostante il valore catastale sia stato aumentato, noi non ci siamo mai rifiutati di pagare le tasse, ma i servizi sono inesistenti, a partire dalla ciclabile, come potete vedere, rifiuti buttati qui nella pineta, mancanza di illuminazione di sera soprattutto, e ci sono stati anche diversi furti di bici e quant'altro. Io spero che la provincia di Matera o chi per loro possa provvedere a risolvere questa situazione incresciosa nel più breve tempo possibile, perché così non si può più andare avanti, assolutamente.